Buongiorno a tutti, sono davvero felice di dare il benvenuto ai partecipanti e alle numerose aziende collegate in streaming a questo primo appuntamento di Destinazione Export. Il mio ringraziamento va innanzitutto a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile l'evento, da SACE all'agenzia ICE, a Simest, a Union Camera, alla Conferenza delle Regioni e a tutta la squadra della Farnesina con cui lavoro regolarmente. Destinazione Export è un roadshow virtuale in quattro tappe che idealmente percorrerà tutto il paese, da sud a nord, per accompagnare le aziende alla scoperta delle opportunità e dei vantaggi dell'offerta integrata di servizi di supporto all'internazionalizzazione che il sistema paese mette a disposizione attraverso il portale unico export.gov.it. Il portale è stato uno dei primi risultati concreti dell'ormai celebre Patto per l'Export, il documento programmatico firmato dal ministro Di Maio e dalle principali associazioni di categoria alla Farnesina nel giugno del 2020, che in piena crisi pandemica ha rappresentato una risposta immediata alla necessità di delineare una strategia del sistema Italia per il rilancio delle esportazioni. Il patto ha ridisegnato tutte le finalità di sostegno pubblico all'export, rivisitandone obiettivi e dotazione finanziaria, che è arrivata a toccare la cifra di 5,4 miliardi di euro di risorse dirette stanziate. Permettetemi di dire, un risultato senza precedenti in termini assoluti e storici. Nuove risorse a sostegno dell'export arriveranno anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 1,2 miliardi di euro destinati al rifinanziamento del Fondo 39481 per progetti che coniughino sostegno all'export e obiettivi di digitalizzazione e innovazione, con un'attenzione speciale alle iniziative dell'imprenditoria femminile e giovanile. Tutti questi sforzi sono sicuramente il frutto di un cambio di passo nell'approccio dell'internazionalizzazione, a riprova della volontà concreta delle istituzioni e di tutti gli attori del sistema pubblico di muoversi sempre più nella direzione dell'impresa. E mi pare che l'iniziativa di oggi ne sia anche la testimonianza diretta. Per la prima volta, infatti, è stato creato un portale unico che rappresenta la porta di accesso a tutti i servizi pubblici di sostegno all'export, organizzati in modo da affiancare l'impresa con un'offerta mirata di prodotti in tutte le fasi del percorso di avvicinamento ai mercati esteri. Abbiamo tracciato un vero e proprio viaggio nell'esportatore dell'esportatore, definendo le esigenze in ognuno dei sette step necessari per intraprendere una scelta di internazionalizzazione o per consolidare posizioni già acquisite. Il portale è in continua evoluzione affinché diventi uno strumento sempre più efficace, efficiente e funzionale alle esigenze di voi imprenditori. In questi ultimi mesi abbiamo lavorato per ampliare l'offerta di servizi, integrandovi tutte le iniziative e i prodotti della rete camerale italiana e le misure di supporto all'export e all'internazionalizzazione avviate su base regionale. Queste ultime sono tutte confluite in una sezione a sé stante denominata Servizi regionali, che consente di accedere rapidamente all'offerta di strumenti e iniziative di ciascuna regione. Non mi dilungherò oltre sulla descrizione di export.gov.it, che sarà trattata anche negli interventi che seguiranno nella plenaria e che proseguiranno nelle apposite stanze regionali. Chiudo rivolgendomi alle imprese del Sud, alle quali non a caso abbiamo voluto dedicare questa prima tappa per ricordare l'impegno assunto dalla Farnesina per valorizzare le eccellenze del Mezzogiorno e accrescere la quota di export realizzata dal Sud Italia, ancora sottorappresentata nelle statistiche nazionali. In quest'ottica abbiamo voluto rafforzare la collaborazione col Ministero del Sud e la coesione territoriale, con il quale lo scorso 13 maggio è stato firmato un protocollo di intesa che prevede specifiche azioni e progettualità per le imprese del Sud, anche mediante l'assunzione di iniziative volte a valorizzare le opportunità di investimento nel Mezzogiorno e la promozione delle zone economiche speciali tramite la rete estera della Farnesina e dell'agenzia ICE. Credo che adesso spetti a voi, imprese e professionisti del Sud, saper cogliere e sfruttare appieno le potenzialità degli strumenti e delle misure a vostra disposizione, affinché il traguardo dell'estero possa diventare realmente una meta sempre più accessibile. Vi esorto dunque a collegarvi e a registrarvi alla pagina export.gov.it per poter iniziare a definire insieme a noi le vostre strategie di internazionalizzazione. Grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti.